Lazza, vuoi sentire il consiglio di un fratello? Produce e basta. AG, this is fire. Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo a ascoltare Il ragazzo d'oro, 10 anni dopo, di Gué Pequeno. Teoricamente, al posto di questo video, dovreste star vedendo la reaction a Solo Tutto di Massimo Pericolo. Tuttavia, i rapper italiani hanno preso questo bruttissimo vizio di droppare gli album a luna di notte. E io non avevo la minima intenzione di aspettare. Dovevo fare anche la reaction a Gué che usciva a mezzanotte, o almeno così dovrebbe essere, lo scopriremo insieme. E ho detto, ok, registro Gué. Comunque quella Massimo Pericolo la vedrete in questi giorni, non preoccupatevi. Se mi conoscete già lo sapete, Gué Pequeno è un artista per il quale onestamente non stravedo per niente, soprattutto quello degli ultimi anni e soprattutto nei featuring. Tuttavia in queste settimane ho fatto un riascolto del Ragazzo d'Oro e come album gli si può dire veramente poco. Senza perdere troppo tempo, io partirei subito con la prima traccia che, come per la versione originale dell'album, è Dichiarazione. Odio gli sbirri con i preti pedofili, tutti politici. Tanti falliti che scrivono sulle riviste, ora fanno i critici. Vado e odio questa nazione perché è la raccomandazione. Se non ce l'hai, non spacchi e scappi in un'altra nazione. Odio un po' tutti perché fanno un po' tutti più soldi di me. Odio le finte suore, le finte troie, proprio come te. Odio la diva nel letto la mattina dopo perché non esiste il teletrasporto. Odio spaccare perché sti invidiosi mi vogliono morto. Odio il potere perché non ce l'ho e la mia gente impazzisce tra un po'. Risolverà con il po'. Per quanto riguarda la canzone, è praticamente la stessa, l'unica cosa che cambia è il beat, che in questo caso è prodotto da Young Miles. Se non sbaglio, la dovrebbe anche aver riregistrata, parlo proprio di tutta la canzone, perché ora ho ascoltato al volo la versione originale e la voce mi sembra leggermente diversa. Comunque, sinceramente preferisco la prima versione, proprio perché quel testo così cattivo su quel beat rende molto di più. Passiamo alla seconda canzone, Giù il soffitto. Con la penna ti sdraio, faccio danni. Stile mani parguaio, nuoti con gli squali dentro al mio acquario. Quando arrivo dicono wow, in sta roba sono il Prince Boateng. Flotti strango la posto flag. Non sai come questa facciamo. Questa è una delle sue feature best. Il messia col microfono in mano, nel locale con le bombe a mano. E viene sul soffitto. Noi rosari al collo, blackberry palmari. Un tasto fa finire il mondo e lobby lampadari come quelli che è nel tuo soggiorno. Cerca Gué Pequeno nel bestiario, bestiale nel vestiario, bastardo nel rimario e tu devi impazzire. Anche in questo caso la canzone è la stessa, cambia il beat, però a differenza della prima cambia leggermente, nel senso è reso un po' più moderno ma non la snatura troppo, infatti non mi è dispiaciuta. Una cosa che apprezzo molto è che risentire le rime che appunto facevano in quegli anni ti porta anche alla mente un sacco di ricordi. Per esempio nel 2011 erano gli anni in cui insomma Assassin's Creed andava fortissimo e tipo quella rima mi ha portato tutto indietro, che io ero un fan di Assassin's Creed, ero un bel nerd e quindi sta cosa mi ha fatto piacere. Comunque andiamo con la terza canzone, Ultimi Giorni. Tatuaggi in vista come un ribelle, pensavamo di spaccare il mondo, invece ha vinto chi ce li ha sotto pelle. I soldi parlano e tu li ascolti più di quanto ascolti me. Figo ritorno. Siamo sempre soli, sì, i giorni passano e li vivo come se fossero gli ultimi. Certe volte vorrei piangere tra la paranoia e il paradiso. L'ascensore va al decimo cielo, ma se è rotto ed è bloccato al primo. Anche in questa terza canzone cambia solo il beat, che questa volta è stato fatto da Shablo, e forse questa è la prima che la preferisco in questa seconda versione. La produzione dà un qualcosa in più alla canzone e la rende più piacevole da ascoltare. L'altra al contrario resta comunque bellissima, ma il beat la rendeva più una canzone classica rap con ritornello, invece questa nel complesso mi sembra più completa. Quarta traccia, Il Ragazzo d'Oro feat. Kaneda, produzione di Charlie Charles. Per questi soldi divento pazzo, ma una banconota è meno lunga del mio cazzo. Soltanto troie, zero regine. Questa non è una repubblica, è un regime. La bionda che con te mi sta simpatica, se per una ricarica ci pompa idraulica. Vedo rosso, Marlboro. Vedo giallo, Sapporo. Il mio jeans è zarro perché è bianco. Casa piscio in un cesso bianco. Lo scooter bianco, il Chianti bianco. Non stai molto bene, fra ti vedo bianco.
Che dire, signori, questa era già una hit ai tempi, anche in questo caso è la produzione che cambia, beat che è fatto da Charlie Charles, non va a stravolgerla, ci mette giusto dei bassi che forse per i tempi erano un po' troppo avanti, almeno per quanto riguarda l'Italia, e non so quale preferisco in questo caso, ho bisogno di riascoltarle una dietro l'altra. Ancora ricordo Caneda per la sua strofa ai tempi, quanta merda si prese. Quinta canzone, Non lo spegnere, feat. Antics. Qui ciò che fa per te, cosa ci resta? Siamo solo io e te, cosa ci resta? Capito che eri tu la svolta per web, perché se sei troppa, sei legale, sei un affare che scotta. Mi ha chiamato il mio BlackBerry, mi ha dato la scossa. Mettiamoci a sedere, io te bel vedere vodka. Ma le parole che sussurro al tuo orecchio, te le imboschi nel cuore, le tieni chiuse al lucchetto. Tu sei come un vizio, io non riesco proprio a smettere. Anche in questo caso credo di preferire il remix fatto da Junior K. La produzione anche originale in realtà per i tempi era molto avanti, però questa la completa ancora di più. Per esempio anche quando parte il ritornello la fa suonare molto meglio nel complesso. Antics che fine ha fatto? Boh, non ne ho la minima idea. Mi ricordo che un paio di anni fa, forse tre, aveva incominciato quasi una carriera parte 2, però poi è sparito di nuovo, vabbè. Traccia numero 6, Figlio di Dio. Sono il Cristo tatuato coi tradizionali, scendo fatto da un palazzo di 40 piani. Okay, avrei di più lavoro, cercano chi ha già esperienza. Se non me la fai fare, è chiaro, resto senza. Facts. Il futuro verso anche me stesso e fumo questa guida. Se sto fermo aspetto solo che il tempo mi uccida. Il Figlio di Dio stava coi bugiardi e le puttane come faccio io. Una plastica facciale puoi scappare a Rio. Prego una Madonna Zara con le tette finte. Le porto 10 gin, dono dietro le quinte. Perché mi faccio andare su canale 5. Damn, allora quando ho letto il titolo pensavo che Gemitaiz Remix stesse per questa canzone remixata con una strofa di Gemitaiz. In realtà non ci avevo proprio pensato al remix a livello di beat. E infatti Gem ormai produce già da un po'. Per esempio in QVC9 ci sono alcune sue produzioni. Anche in questo caso non mi sembra abbia fatto un lavoro così brutto. La canzone comunque era una hit già prima e penso però in questo caso di preferire la versione originale. La G, la U, la E, remix di Don Joe. In meno se ti presto Rolex tu vai mai a tempo. Parli di pop ma non c'entri una minchia. Fa come in una cinghia di castità. Il mio disco esce domani, zio, il tuo disco esce domani. La rima un po' di merda. Conto le pecorine prima di addormentarmi. La tua tipa missionaria, la missione da commissionarmi. Io parlo di soldi e non va bene perché non li fai. Parlo di fighe e non va bene perché non la sai. Parlo di roba seria e non va bene perché che ne sai. Questa che cazzo. Il beat non cambia tantissimo, diciamo che viene solamente reso un po' più moderno e a spasso con i tempi, però preferisco quella versione, ovvero quella più vecchia, perché quel beat, essendo più old, matchava meglio con il testo, con il flow e con tutta l'attitudine del pezzo. Il blues del perdente, remix di DJ Arsh. Dall'amarsi all'odiarsi, in 5 passi di disastri, fino a lasciarsi come bravi ragazzi, coi cani pazzi. Culo al rap, strasse paillette, strasse su bread, cervello in crash, l'Italia è trash. E so che tu sei come me, man, potrebbe togliere quest'ansia dalla mia stanza, potrei fidarmi a una sostanza. Inferno e paradiso, tra il purgatorio e l'obitorio. 5 bicchieri mi separano da un sobrio. La seconda strofa è un fire. Un sorriso, io me ne fotto dell'Italia. È una repubblica fondata sulla mafia. Dalla vittoria alla sconfitta, tempo di una paglia. Avevo un bellissimo ricordo di questa canzone. In generale credo che nella sua discografia sia una di quelle che mi piace di più. La seconda strofa è ancora più potente di come me la ricordavo. Veramente qualcosa di assurdo. Però proprio per quanto in un certo senso sono legato, preferisco la versione originale. Passiamo a Big, che ai tempi era la post track di questo album. Fatemi spazio in tutti i sensi, ci vado largo come in macelleria, che faccio, lascio, ti tengo appeso per i piedi, che faccio, lascio. Big, vuoi fermarmi ma non posso, ritornello mi piaceva già ai tempi. Voglio arrivare al cimitero con le tasche vuote. Apollo 4S, guido un
missile con quattro ruote. Sono cazzo a molti, come la candida è dura. Voglio un premier donna, le appoggerei sta candidatura. Ricorda meglio proprio nuda, che cocconuda. Sì, non farti i cazzi nostri se non vuoi dei cazzi grossi. Questa roba sono grosso, il mostro finale. Invece che su MTV dovrei stare su Animal Planet. In realtà non avevo un ricordo così brutto di questo ritornello, ma adesso che la riascolto, veramente è una voce fastidiosa proprio nel tutto il clima della canzone, perché comunque è rap abbastanza incazzato. Mi parte sto ritornello, che cazzo mi significa? Quindi direi che Antics tra tutti è sicuramente quello che mi è piaciuto di meno. Bene o male tutti tengono un ottimo livello. Penultima traccia, Pillole. Sto giù una dietro l'altra come Pac-Man, scappo dal fantasma, l'unica che ride la mia ansia. Ricordo partisse così. Aspetto che superi il plesso, il momento perfetto quando fai effetto, il nuovo luminare di cattivo umore. Valchiria mi cavalcano sul cuore, prendo pastiglie multicolore. Dammele. La religione è un'assicurazione contro la morte. Resto dannato e muoio due volte. Ne butto giù un solo, sempre solo. Paranoia, paracetamolo, bombe anti-depex, il cervello con le crepe. Qua di super c'è soltanto il super alcol. Il futuro è morire di infarto in un posto caldo. Sarò sincero, sta canzone praticamente manco me la ricordavo. Infatti non mi è piaciuta. Mani Basse è quella che mi è piaciuta di meno dell'album. Anche Duels, onestamente non so chi sia, proprio minimamente. Probabilmente sarà il più grande rapper italiano, sarò ignorante io, però non lo conosco. Ultima traccia, Diventare Grande, remix di Lazza. Io rompo chiuso con un occhio un po' più chiuso. Molto bello. 20 anni dopo mi è rimasto ancora il muso. Da bambini siamo già cattivi, da ragazzo ero ancora un bambino. Con le parolacce, la rabbia di dire tutto in faccia. Io non volevo diventare grande, però volevo diventare un grande. Questo andava ai tempi, mo fa un po' cagare. Ehi, guardami adesso, guarda. Ho avuto un po' successo, sì. Ho due tipe nel letto e un po' di grano adesso. Ora bello mi scappo la pelle, butto la maschera, nudo cuore e polmoni, nervi, cervello e anime crudo. Lazza, vuoi sentire il consiglio di un fratello? Produce e basta, non c'è bisogno di rappare. Sei bravo a produrre, produci. Comunque, a parte tutto, la canzone, come tutte le altre, già la conoscevamo, era molto bella. Il beat di Lazza, secondo me, l'ha in un certo senso migliorata. Mi è piaciuto di più di quello della prima versione. Tiriamo un po' le somme. Allora, io, come ho detto nell'intro, non sono per niente, probabilmente mai lo sarò, un fan di Guè. Ma ora lancio un appello a tutti i fan. Ma come fate ad accontentarvi dei feat che rilascia dopo che ha fatto musica del genere? E ora, per carità, è stato il suo primo album ufficiale, ci aveva una fame che non ha più e tutto quello che volete, ma questa cosa personalmente, se io fossi suo fan, mi farebbe ancora più incazzare. Quindi sì, nel complesso questa Reloaded Edition 10 anni dopo mi è piaciuta e penso che comunque in un certo senso ha reso onore al ragazzo d'oro. Voi invece cosa ne pensate? Vi è piaciuto? Qual è la vostra traccia preferita? Qual è il remix che vi ha colpito di più? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale e se lo siete attivate la campanellina, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.